La città di Fano potrà mettere un freno all'erosione della costa, se ne parla da decenni, ma ora grazie alla Regione Marche e ai fondi del PNRR potranno essere portati a termine i lavori per le scogliere da nord a sud. L'annuncio è arrivato questa mattina nella Sala della Concordia dall'assessore regionale Stefano Aguzzi. L'intervento più importante è previsto a metà Aurilia. Io in questo anno e mezzo ho fatto l'assessore regionale, nel senso che ho guardato tutto il territorio della nostra regione senza dar l'idea di voler lavorare per un singolo territorio. Però con la consapevolezza e la perfetta conoscenza di quelle che sono le esigenze di questo territorio, avendo fatto qui il sindaco per tanti anni e vivendo in questo territorio, ho fatto sì che si potesse arrivare ad una serie di azioni che potessero portare qui delle risposte che si attendevano da molti anni. Particolarmente è questa, diciamo, prosecuzione di lavori a Tombaccia Metauriglia fino a Torrette, perché lì è in atto oggi il primo stralcio, ma questo primo stralcio era motivato dalle ferrovie che dovevano difendere appunto la linea ferroviaria, tant'è che questi 4 milioni che attualmente sono in campo sono 2 milioni della regione e 2 milioni delle ferrovie. Per completare l'opera, proseguito Guzzi, e per mettere in sicurezza anche gli stabilimenti balneari che al momento non sono protetti dal primo intervento, occorre proseguire con il secondo stralcio per un importo di ulteriori 4 milioni. E approfittando dei fondi del PNRR io ho proprio finanziato questo ulteriore stralcio e a questo punto si dà seguito tramite il Comune di Fano al completamento di tutte le scogliere, il salpamento, così si chiama, lo spostamento più lontano dalla riva di tutte le scogliere fino a Torrette, una unica linea di costa. Noi potevamo inserirle anche un altro tipo di finanziamento, quelli del PORFESR, fondi europei, ma quelli hanno tempistica, volendo anche più lunga, di rendicontazione, ma proprio perché Fano, insieme a Porto Sant'Elpidio, insieme a Marina di Fermo, hanno progetti già pronti, abbiamo finanziato questi tre interventi, uno a Fano, uno a Porto Sant'Elpidio e uno a Marina di Fermo. Sono i tre progetti che possono arrivare prima a compimento ed essere rendicontati entro il 2026. Questi lavori, complessivamente, permetteranno di aumentare le spiagge di migliaia di metri, come precisato dai tecnici della Regione. Un intervento importante che non è il solo annunciato da Guzzi. Infatti altri 270.000 euro verranno destinati ad uno studio che possa definire le esigenze della difesa della costa dal Lido a Fosso Seiore. Dopo la realizzazione del progetto complessivo i lavori verranno eseguiti a step. Oltre a questo altri 275.000 euro per completare le scogliere qui di Sassonia, dove è rimasto tra il porto e l'attuale scogliere una parte non conclusa che mette a repentaglio alcuni stabilimenti balneari. E poi anche due interventi, uno sul fiume Metauro e uno sul torrente Arzilla, per mettere in sicurezza gli argini. Per il fiume Metauro i lavori sono stati aggiudicati da una ditta di Treia per un importo di 480.000 euro. L'intervento verrà eseguito sull'argine destro che va dalla foce al ponte dell'autostrada. Però si dovrà attendere il mese di luglio perché fino al 30 giugno è in vigore un'ordinanza che tutela la fauna selvatica in vista della nidificazione. Invece all'Arzilla è previsto il rifacimento dell'argine che verrà alzato di circa un metro tra il ponte della ferrovia e la statale. In questo caso l'importo è di 380.000 euro e i lavori, salvo imprevisti, potrebbero concludersi entro l'estate. È importante perché non dimentichiamo che Fano è la città delle Marche che ha la costa più lunga e quindi ha anche bisogno di interventi importanti e risorse importanti. In questi anni l'amministrazione comunale ha investito molte risorse proprie che si aggiungono a quelle già destinate in passato dalla Regione, da RFI, qui se ne aggiungono delle altre, in modo particolare per la zona di Metauriglia. È una notizia importante, soprattutto perché questa è una zona che va protetta dall'erosione, ma è anche un investimento per il futuro, perché si andranno a creare anche nuove spiagge, nuove opportunità turistiche ed economiche.